riduzione del 50% dei compensi dell'amministrazione di Massa, lo chiede la DEI e Benedetti risponde inammissibile. Consiglio comunale di Massa, lavoro incessante, cambia il regolamento sulle slot e soddisfazione della Lega. Taglia l'organico delle scuole, Cosimo Maria Ferri presenta un'interrogazione alla ministra Azzolina. Fase 2 di bar e ristoranti, vietato sbagliare, questo è l'appello di Confesercenti e sindacato FIPET. Ristrutturazione tecnologica della Polizia Municipale di Massa, arriva l'impianto radio digitale. SOS smaltimento olio esausto, da Asmio arriva la soluzione, il contenitore che viene ritirato a domicilio. Buonasera a tutti voi che ci seguite da casa e ben ritrovati a questo nuovo appuntamento dell'informazione curato da Antenna 3. Riduzione dei compensi del 50%, lo chiede la consigliera comunale di Massa, Roberta Dei, che presenta una mozione in consiglio per richiedere che amministrazioni, presidente del consiglio, amministratori delle partecipate ed enti pubblici e privati controllati da Comune di Massa si levino la metà del loro stipendio in aiuto dei cittadini. Ma Benedetti risponde, la mozione è inammissibile. I particolari in questo primo servizio a cura di Margherita Badiali. La consigliera comunale del gruppo misto di maggioranza di Massa, Roberta Dei, ha presentato una mozione in consiglio in cui richiede che sindaco, giunta, presidente del consiglio, amministratori delle società partecipate, enti pubblici vigilati, enti di diritto privato controllati economicamente e giuridicamente dal comune di Massa, riducano del 50% i loro compensi. Le motivazioni della richiesta della Dei sono da trovarsi nel momento storico in cui i cittadini stanno affrontando una crisi senza precedenti dovuta all'emergenza sanitaria. E poi scrive nella mozione: le imprese e le attività commerciali sottoposte a chiusura forzata hanno crolli del fatturato nell'ordine del 50%, che lavoratori autonomi e dipendenti a causa delle chiusure forzate hanno perso ogni capacità reddituale, che molte attività commerciali, famiglie e lavoratori non sanno come poter pagare gli affitti e quindi impegna il sindaco e la giunta ad individuare le modalità amministrative più corrette al fine di procedere alla riduzione dei compensi del 50%, convogliando nella apposito capitolo di bilancio le somme derivanti da tale taglio per le indennità delle cariche prima citate a partire dal mese di marzo e fino al 31/12 del 2020. Arriva a questo punto subito la risposta di Benedetti. Inammissibilità della mozione presentata, scrive in un documento il presidente del Consiglio Comunale di Massa, redatto con il contributo del segretario generale e il dirigente del settore servizi di staff e generali. Di seguito i motivi. La Corte dei Conti ha precisato che le indennità previste possono essere ridotte rispetto a quelle determinate dal decreto sulla base di circostanze di natura personale, quindi per motivazioni soggettive. Detto ciò, discende che la scelta dell'amministratore di ridursi l'indennità rispetto a quella prevista dal decreto è il frutto di una scelta spontanea e volontaria che non può essere oggetto di un atto di indirizzo del Consiglio Comunale, giacché tale atto non investirebbe le funzioni ed i compiti dell'amministrazione, ma una scelta spontanea e volontaria dell'amministratore. Il sindaco e la giunta non hanno alcuna competenza a determinare l'indennità di carica del presidente del consiglio e i compensi degli amministratori delle società partecipate. In conclusione, non si può fare questa tipologia di richiesta con una mozione, ma come si evince dal documento di Benedetti, le motivazioni della riduzione dei compensi si troverebbero solo in un atto volontario. Incessante lavoro del Consiglio Comunale di Massa, modificato il regolamento delle sale giochi. Per Eleonora Cantoni della Lega, lotta alla ludopatia, aspetto importante da affrontare. Ascoltiamo. Continua il lavoro serrato del Consiglio Comunale di Massa. Il sindaco Francesco Perziani ci tiene a precisare che nonostante l'emergenza sanitaria il lavoro dell'amministrazione e del Consiglio Comunale tutto è stato incessante. Uno degli aspetti che sono venuti fuori in questo periodo è anche la modifica del regolamento delle sale giochi, grazie al quale diamo specifiche direttive fino ad oggi inesistenti sulla collocazione e le caratteristiche dei locali, limitazione degli orari ed introduciamo il concetto no slot per i locali virtuosi, afferma il primo cittadino. Ma non c'è solo
solo questo. Ci concentriamo su questo ambito perché anche la consigliera della Lega Eleonora Cantoni esprime soddisfazione per questa modifica. Stante la forte importanza a livello sociale, dice, il tema della lotta alla ludopatia è stato uno dei temi che la nostra commissione ha voluto affrontare negli ultimi 2 anni insieme a quello delle altre dipendenze. Più volte abbiamo incontrato anche congiuntamente alla commissione attività produttive il dottor Varese, dirigente del SERD, per approfondire tecnicamente l'argomento e avere spunti e delucidazioni al fine di poter intervenire per quanto di nostra competenza in merito. È stato attivato un percorso con la Commissione Attività Produttive, terminato con la stesura da parte di quest'ultima di una serie di modifiche al regolamento delle VLT. L'assessore Zanti fin dall'inizio ha avuto a cuore la tematica, collaborando a stretto contatto con il dottor Varese, intraprendendo la strada della sensibilizzazione sull'argomento, specialmente nella fascia di età scolastica più delicata e incline alle influenze di ogni tipo, che possono progredire verso dipendenze di ogni genere. Il nostro compito di commissione sociale è stato quello di sensibilizzare sull'importanza dell'argomento, quello della commissione attività produttive, di intervenire fattivamente affinché si potessero creare maggiori condizioni di deterrenza nello svolgere questo tipo di attività economica o nell'incorrere in un aggravio di questa forma di dipendenza. Con questo atto approvato in consiglio comunale, l'amministrazione persiana è riuscita nel compiere un ulteriore passo avanti nella dura lotta alla ludopatia. Ringrazio il dottor Varese per la disponibilità e la collaborazione che ci ha offerto, la mia commissione e l'assessore Zanti per aver sensibilizzato su una tematica tanto importante, la commissione attività produttive presieduta dal mio collega Marco Battistini e l'assessore Balloni per aver portato a termine questo risultato di forte carattere sociale, conclude Cantoni. Una sinergia vincente nella lotta a questo tipo di dipendenze. Ringrazio infine tutto il consiglio comunale per aver dato il proprio contributo verso l'approvazione del documento. Andiamo insieme a leggere adesso insieme gli ultimi aggiornamenti con il bollettino della ASL, un solo nuovo caso in provincia di Massa Carrara che riguarda le Apuane a Carrara e nessun nuovo caso in Lunigiana. Sul territorio della ASL Toscana Nord-Ovest continua ad aumentare in maniera consistente il numero dei guariti, che oggi è arrivata oltre quota 3.000. Si sono registrate finora 2.063 guarigioni virali e 1.066 guarigioni cliniche, e si è quindi arrivati ad un totale di 3.129 guariti. Oggi in provincia non si registra nessun decesso. Per quanto riguarda i ricoveri per Covid-19, inoltre ad oggi sono in totale negli ospedali dell'azienda USL Toscana Nord-Ovest 35, di cui 9 in terapia intensiva. Dal monitoraggio giornaliero sono infine 4.075 le persone in isolamento domiciliare su tutto il territorio dell'azienda USL Toscana Nord-Ovest. Da diversi giorni ormai è diventata un'impresa prenotare le analisi del sangue in Lunigiana, dice Jacopo Ferri di Forza Italia di Pontremoli. Il sistema di centralizzazione delle prenotazioni telefoniche su un paio di numeri sta creando l'ennesimo disservizio in danno ai cittadini lunigianesi che talvolta, avendo anche necessità urgenti, si scontrano con l'impossibilità di trovare la linea libera per poter parlare con un operatore. Ancora una volta la dirigente aziendale della ASL Toscana Nord-Ovest ha sottovalutando e sta sottovalutando un problema serio che coinvolge decine e decine di persone ogni giorno. Il risultato non può che essere il creare tanto disappunto e notevole disagio. In Lunigiana si deve anche lottare per poter avere anche un banale prelievo di sangue. Altro che Serie B, conclude, ed altro che investimenti in sanità. Se l'azienda non cambia subito registro, qui per ora si registrano soltanto confusione e passi indietro. Continuano invece nei punti drive-thru della ASL Toscana Nord-Ovest le esecuzioni degli esami diagnostici molecolari, cosiddetti tamponi, che fanno seguito ai test sierologici eseguiti in laboratori convenzionali che sono risultati positivi o dubbi. I cittadini possono infatti rivolgersi per effettuare il test sierologico rapido ad uno dei laboratori privati convenzionati individuati da ESTAR. Per l'esecuzione del tampone naso-faringeo il cittadino deve poi contattare il numero verde regionale 800 55 60 60 che provvede ad effettuare la preaccettazione su una piattaforma specifica e ad inoltrare i dati necessari alla prenotazione della presentazione all'azienda sanitaria interessata.
L'esito del test diagnostico molecolare viene poi comunicato all'assistito tramite SMS, mentre il referto viene successivamente inviato per posta elettronica. E sulla questione dei tagli all'organico delle scuole interviene il parlamentare Cosimo Maria Feri, che ha presentato un'interrogazione in cui spiega che ritiene assurda questa decisione del ministro Azzolina. Sentiamo i dettagli. Si torna a parlare di tagli all'organico delle scuole. Dalle decisioni del ministro all'istruzione Azzolina emerge che la nostra provincia sia una delle più penalizzate. Per questo interviene con un'interrogazione il parlamentare Cosimo Maria Ferri. Ho presentato l'interrogazione parlamentare che avevo preannunciato nei giorni scorsi alla ministra dell'istruzione Azzolina in merito alla determinazione assunta dall'ufficio regionale scolastico della Toscana di ridurre di 118 unità i posti comuni del personale docente in Toscana. Riduzione che comporterebbe la soppressione di almeno 50 classi, afferma. Risulta in particolare fortemente penalizzata la provincia di Massa Carrara, dove il corpo docente passerebbe da 2.139 unità a 2.105, con la conseguente diminuzione di un numero fra le 20 e 30 classi. Tale disposizione non tiene conto dei problemi inerenti all'edilizia scolastica, essendo presenti nella provincia di Massa Carrara tante strutture inagibili o non a norma e quindi inadeguate a contenere un numero elevato di studenti. Non prende in considerazione la tipicità degli alunni della scuola dell'infanzia e della scuola primaria, caratterizzata da una forte presenza di partecipazione sensoriale nel processo educativo. Non si tiene neppure conto della necessità di supportare la permanenza in aree particolarmente svantaggiate, pur se strategiche nella loro posizione, anche in un'ottica interdisciplinare di salvaguardia del territorio. Ritengo assurda tale decisione alla luce della situazione che l'emergenza Covid-19 ha creato e in prospettiva delle misure che da settembre dovranno essere adottate per far tornare i nostri ragazzi a scuola in sicurezza. Sarebbe quindi opportuno e doveroso limitare gli spostamenti degli stessi, evitare un numero di studenti per classe lesivo del rispetto delle limitazioni in ordine al distanziamento interpersonale, in particolare in una provincia come quella di Massa Carrara, che specie in alcune aree particolari quali la Lunigiana è stata duramente colpita dalla pandemia. Il diritto alla salute, alla sicurezza e alla formazione di studenti e lavoratori può essere salvaguardata solamente riducendo i numeri degli allievi per classe e mantenendo quindi, conclude Ferri, lo stesso numero di posti docenti del precedente anno scolastico. Restiamo in argomento di scuola e istruzione. Una petizione lanciata questa mattina ha raccolto in pochissime ore 350 firme segnalate che i docenti e i genitori della provincia di Massa Carrara sono estremamente sensibili alle problematiche che riguardano la scuola e sono preoccupati sia dei tagli annunciati che delle modalità di rientro a settembre. Continua la raccolta firme online al link che trovate sul nostro sito internet www.antenna3.it. In cui potrete trovare anche un altro link, che è quello per partecipare all'assemblea online che si terrà sabato 23 maggio alle ore 17.30 in contemporanea a molte altre città italiane nelle quali si manifesterà questi stessi obiettivi. Occupiamoci della fase 2 della ripresa, la fase delicatissima della ripartenza, così viene definita. Confesercenti e il sindacato FIPET fanno un appello agli imprenditori dei pubblici esercizi e della ristorazione. Non possiamo sbagliare, ce ne parla Margherita Badiali. La ripartenza del paese, soprattutto quella riguardante gli esercizi commerciali, è molto delicata e si porta dietro molte insicurezze, in particolar modo su quali siano i comportamenti corretti anche sulla gestione degli avventori, le norme di sicurezza e tutto quello che concerne la delicata fase 2 del paese. A parlare di questo e a fare un appello sono Confesercenti, con il suo presidente di massa Paolo Arpagaus, e quello del sindacato pubblici esercizi FIPET Francesco Bennati, che affermano: la ripartenza è una fase delicatissima soprattutto per i settori dei pubblici esercizi e della ristorazione. Siamo sotto la lente di ingrandimento e quindi non possiamo permetterci di sbagliare. Le linee guida sono chiare, invitiamo i colleghi a rispettarle alla lettera. Abbiamo vissuto in prima persona le difficoltà della chiusura totale, le incertezze della prima ripartenza con consegna a domicilio e asporto. Logico quindi che poter riaprire è stato per tutti i nostri settori una liberazione, sottolineano
Arpagaus e Bennati. Ma questo è potuto avvenire solo grazie ai protocolli molto dettagliati che abbiamo messo noi nero su bianco contro le assurde direttive INAIL. È stata proprio la FIPET Toscana Nord, in collaborazione con gli operatori, a redigere il documento per la riapertura che è stato presentato alla Regione, documento sul quale hanno apposto la loro firma, condividendolo totalmente, anche gli altri sindacati. Adesso però deve essere rispettato, a prescindere dai controlli o meno. I due massimi dirigenti di Confesercenti fanno presente come bar e ristoranti sono considerati il termometro della fase 2. Tutte le notizie di assembramenti, ad esempio sui Navigli a Milano, sono proprio legate alle nostre attività. Dobbiamo quindi fare uno sforzo doppio, magari rispetto ad altri, per impedire che scorrette gestioni degli spazi possano far ripartire i contagi. In questi giorni abbiamo organizzato videoconferenze con gli imprenditori proprio per mettere l'accento su questi punti. Siamo tutti consapevoli, concludono, che un'ondata di ritorno del virus che porterebbe un nuovo inasprimento delle regole di convivenza da parte del governo sarebbe questa volta la fine per la maggior parte delle nostre imprese. L'effetto della fase 2 per parrucchieri ed estetisti che vede prenotazioni da settimane. La partenza è stata molto positiva ed incoraggiante, ammette Bruno Papini, presidente CNA Benessere e Sanità. Molti centri estetici e parrucchieri hanno l'agenda impegnata per 2-3 settimane. Devo ammettere che la clientela è veramente molto rispettosa e responsabile. Questa modalità di lavoro, telefoni, prenoti, servizio, sarà una costante anche dopo questo servizio. No al fai da te sul controllo delle spiagge libere della Toscana, dirlo capogruppo regionale di Forza Italia Maurizio Marchetti. Servono modalità di fruizione uniformi con non una costa a tocchetti in cui comune che vai, regola che trovi. Chi pensa alle vacanze è già abbastanza in confusione, serve una certa uniformità e per questo, spiega, invito la Regione a emanare linee guida univoche per gli enti locali, non tanto per la cartellonistica che può essere parificata con poca difficoltà, ma sul controllo e la gestione dei flussi. Nel pensiero di Marchetti, la piattaforma unica per tutta la costa toscana non sottrarrebbe certo competenze ai comuni. Dunque ogni sindaco avrà margine per mettere in campo la propria capacità creativa, conclude, ma entro un unico corridoio che lascia andare le persone al mare nella massima semplicità, che la convivenza col coronavirus e le esigenze di sicurezza lo consentano. Ci fermiamo adesso qualche brevissimo istante per lasciare spazio alla pubblicità, ma voi restate con noi per le altre notizie tra poco. Qual è la TV locale più seguita in provincia? Facile! Con oltre 35.000 telespettatori al giorno, Antenna 3 è la televisione di casa tua. Chi altro? Hai mai pensato che in casa tua si possano nascondere enormi quantità di microbi? Sanificazione Toscana ha un'esperienza pluriennale nell'ambito delle più innovative tecnologie di sanificazione che potranno eliminare ogni tipo di batterio per garantirti un ambiente più sicuro per la salute. Protocolli per la disinfezione di locali pubblici, abitazioni, veicoli sanitari, centri benessere, impianti di condizionamento anche della tua auto e molto altro. Il servizio è certificato ed è alla portata di tutti. Richiedi il nostro intervento, non rimarrai deluso. 348 65 50 913. Sanificazione Toscana. Contribuisci anche tu a migliorare la tua città. Hai
un'attività e durante il lockdown ha attivato il servizio a domicilio, abbiamo una notizia per te. Antenna 3 ha creato una piattaforma gratuita per mettere in contatto le aziende della provincia che hanno attivato un servizio delivery alla cittadinanza. Registrati gratuitamente sul sito coseacasa.antenna3.tv e inizia a far conoscere i tuoi servizi. Per informazioni chiama il 348 910 8257. Cose a casa, di quel che c'è, non manca niente. Ristrutturazione tecnologica per la Polizia Municipale di Massa. Dopo il trasferimento nella sede più centrale, arriva anche il nuovo impianto radio digitale. Se ne è occupata per noi Margherita Badiali. C'è impegno da parte dell'amministrazione comunale di Massa per dotare la Polizia Municipale di strutture ed apparecchiature moderne e rendere il corpo ancora più efficiente. Dopo il trasferimento nella nuova sede più adeguata e centrale arriva anche una ristrutturazione tecnologica, lo fa sapere in un comunicato stampa il sindaco Francesco Persiani. Il corpo di Polizia Municipale ha infatti da poco affrontato l'importante trasformazione del sistema di comunicazione radio consistente nel passaggio dalla modalità analogica a quella digitale. Grazie al comandante Fernando Della Pina, che ritiene la comunicazione radio alla base della sicurezza e dell'efficienza lavorativa dei propri agenti, raggiungiamo un risultato importante che facilita il lavoro degli agenti con dotazioni nuove, dichiara il sindaco. Non solo assicuriamo maggiore sicurezza ai nostri operatori, ma in questo modo potranno rispondere ancora più tempestivamente alle emergenze durante l'espletamento del servizio. Via libera quindi al nuovo impianto radio digitale realizzato da RC Radiocomunicazioni, in grado di garantire il funzionamento di un canale per le comunicazioni in ogni situazione, dalle squadre di protezione civile a quella dei soccorsi alla popolazione in caso di emergenza. La centrale radio operativa, unita al supporto delle radio, è la soluzione più adatta per gestire con efficacia e in modo centralizzato le comunicazioni radio, quindi garantire la pubblica sicurezza. L'operazione comporta 12 apparati veicolari per le auto, 65 apparati radio portatili, due ponti radio con ridondanza e la centrale operativa. Le nuove tecnologie possono consentire due conversazioni contemporanee per ottimizzare la risorsa canale radio. Tutte le conversazioni tra l'operatore e la centrale saranno registrate. La radio ricetrasmittente permetterà di inviare attraverso un'apposita tastiera messaggi a testo libero visualizzati direttamente sul display degli apparati che sono sia installati sui mezzi di servizio sia sui portatili in uso dagli agenti. SOS smaltimento olio esausto, adesso non sarà più un problema grazie al nuovo contenitore di Asmiu. L'amministratore unico Lorenzo Porzano in questa intervista spiega come poter richiedere il servizio di smaltimento. Ascoltiamolo insieme. Sì, in questi giorni nell'estate abbiamo assistito a uno scempio, un sacco di bottiglie d'olio abbandonate a fianco ai bidoni, e io non capisco anche perché in questi giorni con la storia del Covid le persone sono rimaste un po' molto più in casa e hanno fritto, e anch'io, come vedete, non mi sono risparmiato. E come si fa adesso per la questione dell'olio? Bene, noi Asmiu negli anni passati si era affidato a una cooperativa che purtroppo ha chiuso in brutto modo e ci ha lasciato dei bidoni in mezzo alla strada. Stiamo recuperando e stiamo togliendo tutti i contenitori dell'olio, perché tra l'altro non è che siano molto funzionali, perché infatti perdevano molto olio per la strada e c'è stato anche un rischio varie volte di incidenti per le perdite dell'olio. Allora cosa abbiamo deciso? Abbiamo ordinato 5.000 tipo questi contenitori e verranno consegnati. Tra 10 giorni inizieremo la consegna ai cittadini che ne faranno richiesta. Dopodiché verremo a prenderveli a casa, faremo una raccolta puntuale e domiciliare sull'olio. Sono contenitori che si possono mettere tranquillamente sotto al lavello e ci sta 3,5 kg di olio, per cui avete voglia di friggere, insomma, per un po'. Mandate un messaggio e manderete un SMS a un numero dedicato per la raccolta dell'olio, oppure farete una segnalazione tramite la app di Asmiu che si chiama Differ App e noi ve lo veniamo a prendere. Nel frattempo cosa si può fare anziché buttarli in giro per strada? Si può andare in recicleria nel nostro centro di raccolta in via Dorsale, senza fare neanche la fila, si parcheggia, si va con l'olio e si porta. Per cui o aspettate 15 giorni
oppure che iniziamo la raccolta, la distribuzione e la raccolta dell'olio casa per casa, oppure nel frattempo andate in ciclovia. Anche questo è un piccolo segnale, è un piccolo gesto di senso civico. Allora, cosa dire? Arrivederci a tutti, ci vediamo presto e buona frittura. Scopriamo insieme adesso chi sono i festeggiati di questa sera. L'amministrazione comunale di Massa, visto il protrarsi della sospensione dei servizi educativi per la prima infanzia, quella dai 0 ai 3 anni, ha individuato nuove strategie di intervento per il sostegno alle famiglie, alle bambine e ai bambini che frequentano i nidi comunali. Dal 15 maggio al 30 giugno, infatti, in tutti gli asili nido comunali le attività educative vengono svolte con modalità diverse, adatte cioè all'emergenza sanitaria in corso e quindi realizzate a distanza con i videoincontri in piccoli gruppi di bambini con le loro educatrici di riferimento, al fine di mantenere una continuità con la comunità educante, oltre che fornire alle famiglie un supporto per la gestione dei propri figli a casa. Nel corso della videoconferenza verranno proposte varie iniziative come letture di fiabe, filastrocche, ascolto dei bisogni dei genitori in un dialogo attivo con le famiglie. Centri estivi all'aria aperta in campagna o al mare. Le fattorie didattiche presenti nella provincia di Massa Carrara, almeno una decina, quelle censite ed organizzate tra aziende agricole ed agriturismi, possono accogliere durante l'estate i bambini in sicurezza con attività ricreative ed educative a contatto con la natura nei grandi spazi all'aria aperta. È quanto afferma la Coldiretti in merito alla possibilità da parte delle regioni eventualmente di anticipare o posticipare la riapertura dei centri estivi fissata il 15 giugno. Le fattorie didattiche possono svolgere un ruolo fondamentale, evidenzia Coldiretti, nel sostenere le famiglie e i genitori al fine di offrire servizi educativi con particolare attenzione al benessere psicofisico dei bambini e dei ragazzi. Coldiretti mette a disposizione delle autorità sanitarie, politiche e amministrative competenti la sua rete di fattorie didattiche, la propria esperienza, le proprie competenze in ambito educativo e didattico ed i propri spazi e aule all'aperto per offrire sostegno ai genitori e ai bambini. Ulteriori informazioni sul sito della Coldiretti. Scopriamo insieme adesso che tempo farà nei prossimi giorni. Il meteo è presentato da Brico Center Massa, il tuo vicino di fare. Previsioni per giovedì 21 maggio. Prevalenza di sereno, temperature stazionarie, venti moderati e mare poco mosso. Venerdì 22 maggio, cielo sereno, poco nuvoloso, temperature stazionarie, venti moderati e mare quasi calmo. Tendenza nei giorni successivi. Tempo stabile, temperature stazionarie, venti deboli e mare poco mosso. Per ulteriori informazioni visitate il sito www.meteoapuane.it. Il meteo è stato presentato da Brico Center Massa, il tuo vicino di fare. Via Marina Vecchia 5. Ti aspettiamo! E per questa sera è tutto, non ci sono altre notizie. Vi ringrazio di essere stati in nostra compagnia e di aver scelto l'informazione di Antena 3. Non mi resta che augurare a tutti voi una splendida serata e darvi dunque appuntamento alle prossime edizioni. Arrivederci.